non si vede bene, c'è cioè, Plaza Metropos, ed era individuato il cartellone pubblicitario, dove si utilizzava un bufali razziali e si toleava. Quindi il grande sangue spagnolo napoletano era ancora permeato in queste tradizioni fino ai primi del Novecento, quando poi iniziò la costruzione della funicolare. E questo abbiamo fatto un passo avanti, ritorniamo un attimo indietro all'origine equestre della nostra città. Tralasciando momentaneamente dell'aspetto greco-romano, da Senofonte in poi, i primi trattati sono stati creati nella metà del Cinquecento. Ancora prima, però, appunto, dal rapporto a Napoli, fu riconosciuto per uno dei primi grandi cortei storici dell'epoca, che è rappresentato bene nell'Arco di Trionfo, che voi vedete su Maschio Angioino. Ed è stato un precursore, a nostro avviso, di un rinascimento, probabilmente precedente da un punto di vista sostanziale a quello fiorentino, diverso sicuramente, ma è stato antecedente a una cultura umanista che poi si è sviluppata dopo. Mi sto arrogando questa, perdono, toscano, forse sorgerà la tutta, però anche in Friza, a Firenze, con Giovannelli, ne abbiamo parlato, immaginerei una lotta tra me e Giovannelli su chi risultasse avanti una cultura piuttosto sull'altra, ma non si tratta di prevaricazione, ma di evidenziazione che nel periodo aragonese le accademie culturali e classiche erano nate ben prima di quelle toscane. L'Accademia Fontaniana a Napoli nasce nel 1442, ma Fontano già lavorava in Sicilia quando gli Aragoni ancora dovevano arrivare a Napoli. Quindi questi circoli culturali sul periodo classico erano già nati nel nostro periodo. L'Accademia Medicea si sviluppò con Massimo Ficino solo nel 1462, immediatamente dopo, chiaramente. Però Napoli già aveva questo circolo. Delle maggiori espressioni della potenza, della ricchezza degli Aragona, ecco, il gran corteo storico, è il cavallo. Loro portavano i loro cavalli spagnoli e li incominciavano a insanguare con i nostri cavalli. I nostri cavalli erano molto particolari perché nel periodo delle crociate i cavalli normanni, quando arrivavano verso Brindisi per poi arrivare in Terra Santa, scendevano i loro cavalli, erano cavalli bretoni, cavalli normanni, molto grossi, molto lenti, ma molto forti da guerra. Li incrociarono i cavalli arabi che poi trovarono in Terra Santa. Da lì nasce un cavallo ibrido, un cavallo molto forte, ma anche molto agile. Ed era il famoso corsiero napoletano. Questo cavallo, gli spagnoli capirono bene l'importanza di questo cavallo, perché anche loro, in Spagna, in dominazione araba, avevano avuto influenza di questi cavalli molto, molto agili. E riuscirono a incrociare, quindi fu vicendevole lo scambio, gli spagnoli salvavano i nostri cavalli e i napoletani salvavano i cavalli spagnoli. Oggi la razza spagnola è una delle migliori razze come attitudine, come attività, come morfologia, e lo possiamo trovare in grandissime discipline, soprattutto in Spagna, come la pachera, l'alta scuola e quant'altro, però deriva precisamente dal nostro cavallo napoletano. Da qui inizia la nostra storia, anche perché volevo sollevare dei dubbi, ci divertiremo, Luigi, responsabile dell'area Campania, allevatori Campania, sulla terminologia di napoletano e napoletano. Ci siamo litigati tantissimo, avete visto, litigare tantissimo su Facebook. Oggi chiariremo questa faccenda. Non è semplice, e della sua semplicità va spiegata. Vi ho fatto divertire, lo so, poi mi incazzo quando mi dico, quando sbaglio certe cose, lo studio io. Allora, è molto semplice. Quando si parla di napoletano, si parla di regno di Napoli. I nostri allevamenti di cavalli, parliamo dagli aragonesi in poi, erano prevalentemente in Puglia. Si contano più di 10.000 cavalli dell'allevamento, pensate al cavallo vitale dell'utilizzo come mezzo di locomozione dell'epoca, era un cavallo da guerra, era un libro sull'esercito napoletano, dove pensate che la lancia del nucleo di cavalieri che gestiva Condottiero, Domenico Caraffa, dopo ci arriviamo nel dettaglio, aveva più di 600 cavalieri al seguito. Ed era considerato un piccolo numero. Noi nel Regno di Napoli avevamo 3.150 lance, quindi un numero infinito di cavalli. Questi cavalli venivano allevati prevalentemente tra la Puglia e la Basilicata ed erano considerati corsieri napoletani. Corsieri perché i cavalli da corsa, cavalli da combattimento, quindi era l'attitudine, non era una razza. Perché oggi noi abbiamo gli alberi genealogici dove
discendenza dei cavalli, stiamo ben attenti a incrociare i cavalli per mantenere una linea di sangue o quantomeno pura. All'epoca non c'era questo problema. Il nobile del tempo, come i conti di Aquilina d'Aragona e Conversano, avevano gli elementi più importanti dell'epoca, insanguavano i cavalli come meglio credevano. Volevano un cavallo più alto, insanguavano con altro, volevano un cavallo più forte, insanguavano con un e così via. Sono dei nomi che fanno capire l'esigenza del tempo. Quindi non c'era una razza ben definita, veniva definita così una cosa che derivava dalla zona geografica del regno di Napoli, quindi da Pescara a Reggio Calabria del periodo. Prima, il corsiano napoletano lo cominciamo a trovare dappertutto. Ora, Dio vorrà, dopo Natale uscirà il mio libro dove parleremo della storia della cavalleria napoletana e vedrete quante testimonianze sono trattate storici, e ora questo è uno dei casi che si è passato spesso, che fu una piazza della Signoria, così in primo tempo monta un corsiero napoletano. Abbiamo documentazioni effettive dove anche Lorenzo il Magnifico scendeva a comprare i cavalli, i nostri cavalli. Era una Ferrari del mondo. Quindi tutta la nobiltà del tempo, Ercole d'Este, che sposò Eleonora d'Aragona, figlia di Ferrante, fece la prima scuola a Ferrara sulla cavalleria napoletana. Da poi uscì il Fiasco, che fu uno dei maggiori trattati dell'epoca. Quanto era importante il cavallo per il regno di Napoli? Tantissimo, soprattutto per Aragona. Questa è una moneta che ho avuto la fortuna di acquistare ed è venuta proprio il cavallo. Era una moneta forte retro, dove la parte, da una parte a un lato era proprio il cavallo, dedicato, era una moneta coniata da Ferrante, dedicata all'allevamento, fu il allevamento di cavalli che era in Puglia, e con una propria moneta. Nell'altro lato c'era la testa di Ferrante. Ancora, Napoli, la provincia, tempo in cui ha come simbolo un cavallo da parte. Ora qui non ho la foto, ma anche la prima squadra del Napoli nel 1929 aveva come simbolo il cavallo, trasformatosi poi in ciuccio per una leggenda, qualcuno magari mi correggerà, io so che esiste, questa che la racconto è velocissima. Praticamente pare che dovevano portare, un po' come la Lazio porta l'acqua allo stadio, dovevano portare il cavallo allo stadio come simbolo, non c'era, portare un ciuccio. Da allora lo spottò e divenne simbolo di un ciuccio. Questa è la leggenda che metropolitana si racconta, però il cavallo fino al 1929 era simbolo anche sulle magliette del calcio Napoli. Le linee, parlavamo di napoletano, non abbiamo parlato di napoletano. Esiste una razza, è quella napoletana. La razza napoletana è caratteristica del territorio napoletano ed è oggi ancora esistente, gestita dal dottor Maresca, con una settantina di capi e abbiamo ospitato a Capomonte, siamo visto ultimamente alla Fiera di Verona, quindi ha sicuramente una successione con il corsiero napoletano, ma è diventato registrato come razza ben specifica. Quindi il corsiero ha varie denominazioni sul territorio. Un'altra denominazione importante è il cavallo murgese. Qui abbiamo anche Elo dalla Svezia, ricercatrice in Svezia, ha scritto una famosa ricerca sui cavallerizie napoletane, a cui sono ispirato anche nell'introduzione del mio libro, e ringrazio di essere qui, perché insomma dalla Svezia è stata l'unica che non mi ha chiesto dov'è il museo Filangieri. Me la sono trovata qua fuori, amici di Napoli, a chiamare, ma dov'è il Filangieri, dov'è il Filangieri, dov'è il Filangieri, e me la sono trovata qua dalla Svezia, l'ha trovato, quindi un applauso anche a maggiori successori, insieme a Tanzi, grazie che lo vedremo, del cavallo napoletano. Voi dovete sapere